quindi tutto pronto, può iniziare il match. Lo fa proprio De Luna, andiamo da Alvino, il capitano, che cerca ancora il lancio profondo. Bolognesi, già chiamata in causa, riesce a respingere. Riparte da Alvino, ancora di Ventura. Respinge Nardecchia, poi tira addosso, forte per Gentili, che pensa al mancino, traversa piena di Per Gentili, prova ancora l'aggressione alta alla Women Roma. Ancora Alvino, De Luna in porta, Bolognesi attenta, riesce a smanacciare alto su un bel sinistro di collo pieno di De Luna. Ci mette le mani la numero 11, primo calcio d'angolo per la Women Roma. Altra rimessa Alvino, Pier Gentili, altro sinistro, incrociato, arriva la deviazione, arriva anche il gol del vantaggio della Women Roma. Ancora Pier Gentili, fa 16 in campionato ed apre così il match dopo 6 di gioco, 1-0 Women Roma. Riparte molto dal basso e Fuzza Pontinia, una puntata che mette un po' in difficoltà Nardi, che infatti perde il pallone poi di Ventura. De Luna ancora a favorire di Ventura, che arriva in profondità, esce Bolognesi, di Ventura ancora, vada Pier Gentili, altro sinistro, altra deviazione, altro gol per la 3 di casa, doppietta per lei, doppietta di Roberta Pier Gentili, 2-0 Women Roma. Ancora veniva un po' fortunata ma sinistro, che fa male alla difesa del Futsal Pontinia, raddoppio per le ragazze di casa. Tura attenta anche Bolognesi a coprire un po' lo specchio di porta, a uscire di un paio di metri, alla fine poi ultimo tocca favorito di Pier Gentili, che cerca ancora l'assist per Guanno, che arriva in tuffo in spaccata, realizza il gol appena entrata, due tocchi sul pallone, stop a seguire, poi superata ancora Bolognesi, due gol in un minuto per la Women Roma, 3-0 ora il parziale. Roma chiama lo schema qui, capitano Alvino, scappa Pier Gentili in verticale, rimane l'ultimo baluardo qui Bucella, che torna ancora da Alvino. Si avvicina da Guano, il tocco al centro è per lei, ora deve liberarsi del pallone, da Guano ci riesce in qualche modo Pier Gentili, altro mancino ancora da Guano, in porta, esce sul fondo di poco. Proprio Pier Gentili ora stende capone regolarmente, la rimessa è del Fossa Pontinia, Marroni, prova lo spinto in solitaria, prende il via Marroni, bella la corsa, bello anche il destro, e tira fuori il jolly qui, Marroni. Trova il gol del 3-1 il Futsal Pontini, e proprio il capitano va a dare la scossa alle sue compagne, riportando subito al centro il pallone. Si riparte quindi dal 3-1. Tanto lancio profondo per Daguanno, che rientra bene sul destro, ancora Daguanno scivolando palo pieno, poi rimane lì a terra, un po' di confusione. Fa ripartire il Futsal Pontini dal basso, Nardecchia, Capone, Santini, ancora per Marroni, che prova ancora il dribbling sul lotto di destra, riesce a passare questa volta per Gentili, finta la conclusione poi Nardecchia, ancora per Marroni, ora Capone, bellissima azione qui del Futsal Pontinia, che manda fuori giri le coperture preventive della Women Roma, trova così quindi il gol del 3-2, si riparte ancora dal centro, palo alla sua destra, quindi rimane solo Marroni, copertura sull'eventuale tiro diretto, parte Alvino, schema per De Luna, mancino, traversa interna, 4-2 Women Roma. Si iscrive ancora, come sempre, ai marcatori qui Jessica De Luna. Lo schema da punizione trova il mancino vincente. Futsal Pontinia, ancora Capone, sempre da Marroni. Fulcro di gioco qui della squadra intenuta a Bordeaux, granata. Nardecchia. Ancora Marroni, tra le linee, gira, colpisce di Ventura, palla finisce su piede di Capone, che vuole entrare, si trova sempre bene su Marroni, poi Santini, mancino, Asaro. Ci mette la mano, mette il calcio d'angolo, scambia ancora con Di Ventura, ora Bucella. Alvino, scavetto morbido al centro, De Luna perde il contrasto, ora deve rincorrere su Nardecchia, che favorisce dietro, palla che recupera da Di Ventura, che va in porta e trova il gol del 5-2. Anche Erika Di Ventura approfitta di uno sbaglio netto qui da parte della retroguardia granata, trova il gol del 5-2 della Women Roma con Di Ventura. Rimessa laterale Futsal Pontinia dalla linea di metà campo, Santini deve rincorrere per un attimo il pallone, poi si appoggia bene da Marroni, bella la finta di corpo, va in porta Marroni, Di Ventura a darle un po' di fastidio, a rotto regolare, Asaro copre bene il primo palo, di parte Marroni, destro secco, Asaro la tocca, la fa impennare in calcio d'angolo, Marroni prende il via, Marroni rapidissima la 4, taglia al centro, ancora Marroni a sfidare Asaro, che risponde presente sullo squillo del capitano del Futsal Pontinia. Di calma, mister Febraro, con le sue ragazze. Riparte Santini, Bellone ancora, pressing alto, recupero di Alvino, ancora per Bellone che prova, presente con un velo, a superare Bolognesi, che attenta, ci mette il fisico, si va al riposo
sul 5-2 Women Roma al 30esimo esatto. Ci vediamo tra poco per la seconda frazione di gioco in questa 24esima giornata nel girone unico della Serie C. Piercentini e De Luna in barriera, scappa Marroni, va a Santini, bello nel mancino, forse scheggia il palo. Era troppo in avanti però rispetto alla traiettoria del pallone, quindi Alvino. Lancio profondo per De Luna che vuole girarsi, pallonetto con il destro, incrocio dei pali anche per la 11 di casa. Mezza diagonale per lei, riesce a metterci il piede a ricacciare Fuzza Pontina nella propria metà campo. Ancora sprecata qui la sfera da Santini, quindi Di Ventura, lancio per Troncacci, spizzata Bolognesi, traversa poi Bolognesi, se la va a riprendere. Forse un po' largo l'appoggio in suo favore, non è riuscita a indirizzare bene la sfera, intanto si dimentica il pallone lì Santini. Ancora Di Ventura, si vede da piedi di piattone, Bolognesi con le ginocchia. Ma lo rimette tra le braccia di Asaro. Lancio profondo, collo pieno, Alvino, arriva il gol ed è di Asaro. Trova il gol verso anche il portiere, forse non lo ha toccato Alvino, forse sì. Gol in comproprietà tra il numero 1 e il proprio capitano. Arriva il gol del 6-2 della Women Roma. Circa 8 allo scadere. Lancio profondo. Da Guanno, ottimo anticipo su Marroni. La palla rimane in campo. Da Guanno ci crede e fa bene. C'è tutta sola alle spalle della difesa avversaria di Ventura che poi va a lottare. Ancora Da Guanno. Prova un altro dribbling. Esce bene Da Guanno e va con l'assist. Ripagata qui la spinta della grinta di Da Guanno che va in porta. Di Ventura raccoglie il cioccolatino e spinge a due passi. Doppietta personale per Erika Di Ventura. 7-2 Women Roma. Calcio d'angolo. Tanto bella la spizzata qui con il destro e arriva di rapina qui il gol dei Marcelli. 7-3, gran bel gol di incontro, un po' statica la difesa della Women Roma. A segno quindi anche la numero 21. 7-3. Sicura va a trattenere la sfera tra le sue braccia, riparte Nardecchia, tutto l'esterno del piede destro, si appoggia a Molinari che perde un paio di scontri, Marroni, tanto spazio per Nardecchia che può andare in porta, esce Asaro, Nardecchia con la punta, base del palo pieno per la 15, poi riparte De Luna, alto dribbling, Marroni a dirle di no, riparte quindi ancora Nardecchia, azione infinita. Siamo ormai nel 31esimo di primo di recupero, Molinari, stop, e poi si appoggia da Marcelli, non c'è più tempo, vince ancora la Women Roma, allunga la striscia di vittorie consecutive, salgono così a 14, salgono di conseguenza a quota 57, ancora in vetta la classifica, ora turno di riposo per loro e poi il big match, l'ultima di campionato nella 26esima sul campo della Time Sport per andare a vedere chi andrà ad occupare la prima posizione in questa Serie C di futsal femminile.